I due italiani hanno dovuto togliersi i guanti per legare le bandierine alla picozza e le mani incominciano a non sentirsele più. Anche quassù sarà presto notte. Sulla cima della seconda montagna della Terra, a 8611 metri, senza respiratori, sospesi sull'orlo di un paesaggio lunare, i due alpinisti sono coscienti di ogni pensiero e di ogni gesto. La loro resistenza supera i limiti imposti dalla natura umana. Solo ogni tanto hanno l'impressione di udire una voce, come se una terza persona invisibile fosse presente. Ma entrambi sanno che le altezze rarefatte possono dare sensazioni del genere. La macchina da presa è un blocco di ghiaccio. Ancora senza guanti per liberare l'obiettivo, e il prezioso documento è stilato. La terza voce continua di tanto in tanto a manifestarsi. Il pensiero di Compagnoni e Lacedelli corre al compagno seppellito laggiù. Anche per lui hanno piantato la picozza sul K2. Desio, che era uno che sapeva fare, non tanto simpatico, ma sapeva fare, è andato con Cassin l'anno prima, nel 1953. Fare una perlustrazione. A lui era più cercatore di sassi che alpinista, insomma, geologo di fama mondiale, Desio. E mentre era lì c'è stato un alluvione in qualche posto che non ho mai capito dove, lì in Pakistan. Siccome sapevano vita e miracoli di quel che si faceva giù, l'hanno mandato a chiamare e lui, non so in che modo, è riuscito a deviare l'acqua o fermare l'acqua. Per riconoscenza, il governo pakistano, se volete, per il 54 vi diamo il permesso per una spedizione a K2. Prendere o lasciare, perché c'erano gli americani che spingevano. Loro erano già tornati nel 53 da K2. E così è stato detto. Durante una riunione, sì, dal caso a Europa, del Consiglio Centrale del CAI, dove c'ero anch'io lì, è arrivata la notizia che De Gasperi, con un telegramma telefonato da Roma, il Pakistan ha dato il permesso per il K2 nel 54. Una possibilità da cogliere al volo. La spedizione italiana al K2 diede la possibilità ai migliori alpinisti d'Italia di salire per primi in vetta alla seconda montagna al mondo. Prima di tutti, anche degli americani. Ardito Desio, capo spedizione, trovò in fretta il sostegno del Club Alpino Italiano, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell'Istituto Geografico Militare e dello Stato Italiano. In un anno era tutto pronto per l'assalto al K2. La spedizione era formata da 30 uomini, 5 ricercatori, 2 membri pakistani, 10 alpinisti UNSA, portatori d'alta quota, e 13 alpinisti italiani, scelti tra un lotto di 30. Tutte le regioni interessate dall'arco alpino erano rappresentate. Desio venne anche in Valle d'Aosta a scegliere i suoi alpinisti. Ubaldo Rei e Sergio Viotto vennero selezionati per la loro grande esperienza, ma in una spedizione così complessa e difficile c'era bisogno anche di uomini con una forza fisica fuori dal normale. Mario Piuscio ha origini umili e di mestiere fa il contadino, diventa alpino, diventa guida alpina e lavora alla realizzazione della funivia delle Ghiaie du Midi. È l'uomo giusto per la spedizione di Desio. Tutti dicono che è stato scelto per questa spedizione perché fosse veramente un uomo con una forza e una resistenza pazzeschi. Sono riuscito a scoprire di come quest'uomo si sia caricato una stufa di ghisa, dicono che pesasse 100 kg, e l'ha portato fino su al rifugio Boccalatte, quindi questa salita lunghissima e estenuante con questo carico pazzesco. Mario Piuscio, Ubaldo Rei e Sergio Viotto furono convocati da Ardito Desio per le selezioni. Ci sono stati due campi sperimentali, 8 giorni
alla capanna Margherita, 8 giorni a Plateau Rosà. Io ho fatto gli 8 giorni della Margherita e 2 o 3 giorni a Plateau Rosà, poi sono andato a Milano perché c'erano cose più urgenti. Cosa sono servite? Dicevano, sì, bisogna provare il materiale erano quelli che erano, non c'era niente da provare. Ma io invece c'era un capitano della scuola alpina di Aosta, Pedronel, che è stato lì i 2 o 8 giorni e ha studiato un po' tutti, carattere, le iniziative, e poi ha dato dei voti. Mario Piscio, Ubaldo Rei e Sergio Viotto passano l'esame. Saranno i 3 alpinisti valdostani dei 13 italiani che saliranno il K2. Ugo Angelino è un alpinista biellese. Oggi ha 91 anni e di quei 13 è l'unico ancora in vita insieme al bolzanino Eric Abram. Angelino ebbe il compito di coordinare la logistica e si trasferì a Milano 5 mesi prima della partenza per il Pakistan. Lì conobbe Mario Piscio. Lui è stato uno dei, non dei pochi, ma quello che di più è stato giù con me lì a mettere a posto 3 tonnellate di roba. Era bravissimo, taciturno. Non parlava tanto, un montanaro della Valle d'Aosta, forse dei vecchi tempi anche dei montanari, no? No? O forse non facendo la guida come facevano i suoi coetanei di quei tempi, era meno portato alla chiacchiera. Forse non aveva tanta iniziativa, ma se gli dicevi di fare una cosa si metteva in 4 per farla, no? E con scrupolo anche. Una volta, per raggiungere Skardu, base di partenza di tutti gli assalti al K2, occorrevano 28 giorni. Oggi ci si può arrivare in aereo, valicando una barriera di montagne che il Dakota a pieno carico supera, passo Babushar, di oltre 4.000 metri, con un lieve margine di sicurezza. La pista polverosa, impraticabile quando piove, della conca di Skardu. 2 ore di volo contro 28 giorni di carovana. La rotta d'obbligo, Karachi, Rawalpindi, Skardu. La spedizione inizio, Desio assume più di 300 portatori balti, necessari al trasporto del materiale lungo il ghiacciaio del Baltoro fino al campo base sul ghiacciaio Godwin Auster. Un vecchio portatore conserva una penna stilografica, ricordo della spedizione del Duca degli Abruzzi. Anche lui prenderà parte alla marcia che per i Balti si concluderà sul ghiacciaio del Baltoro, ai piedi del K2, difeso da altri 240 chilometri di terreno impervio. Volo di ricognizione, prima presa di contatto con queste montagne di oltre 7.000 metri. Il Monte Bianco si ferma là dove esse cominciano. Impossibile fissare sulla pellicola la visione di insieme di questi massicci e di questi ghiacciai. Costeggiamo il Mascherbrunn, 7.820 metri. Sorvoliamo. Un ghiacciaio che si allunga per più di 50 chilometri. Senza le maschere non si resisterebbe. La cima della Torre Mustag ai margini del Baltoro. E il K2. Il campo base viene allestito a 4.950 metri, il campo 1 a 5.580, il campo 2 a 6.095 metri, il campo 3 a 6.378, il 4 a 6.560. Piscio lavora senza sosta all'allestimento dei campi. Mario Piscio
cerca con il binocolo compagnoni e rei che sono in ricognizione sul crestone Abruzzi. Anche in una spedizione perfettamente organizzata, viene il momento in cui occorre arrangiarsi, per esempio costruendo un argano di fortuna. Ci sono gli sci e c'è la neve. Gino Soldà non resiste alla tentazione di una sciatina. La prima e l'ultima, perché gli sci d'ora in poi serviranno da scivoli per i traini costruiti da compagnoni Piuchot e Viotto allo scopo di risparmiare il più possibile le energie. Per la prima volta in una spedizione tale è stato adottato un sistema, c'era già, ma non così ampio come è stato adottato da noi sul K2, di stendere 6.000 metri di corde fisse praticamente dalla base fin quasi sulla vetta fino al settimo campo, e questo è stato un lavoro molto faticoso. Tutti abbiamo collaborato a sistemare tutte queste corde che ci permettevano di andare su e giù da soli con sicurezza. Si garantivano la sicurezza in caso di scivolamenti, e ce ne sono stati tanti perché eravamo legati alle corde fisse, e anche di notte potevamo andare su e giù perché la via ormai era tracciata. 6.000 metri di corda le hanno fatte qui a Chivazza, 6.000 metri di corda gratis. Cosa è stato determinante è l'armonia che c'era fra di noi. Il campo base giace in un atono isolamento, ma lassù tra i campi avanzati c'è chi cammina lottando con la bufera. Tutti gli alpinisti sono provati, hanno disturbi fisici, mal di testa per lo più. Mario Piuchot, invece, ha mal di gola. Nulla di che, dice ai compagni, e invece è l'inizio della sua malattia. È il 18 giugno 1954, 60 anni fa. Si stava attrezzando la via, non è che ci vedessimo continuamente, magari uno dormiva al secondo campo e l'altro al quarto, oppure se ci incrociavamo in salita e in discesa, non c'era modo di... E lui era uno di quelli, un po' di mal di gola, passa, non passa il mal di gola. Lui è salito al quarto campo con Ubaldo, mi pare. A Ubaldo, e mentre, diciamo che sia stato Ubaldo, ma non sono sicuro, è sceso e lui è rimasto lì con qualcun altro, forse il Gallotti. Gallotti e Piuchot dormivano nella stessa tenda per 6 mesi, e il Gallotti ha detto: scendiamo Mario, cosa stiamo a fare qui, il tempo è brutto, ma non mi sento, magari domani sì. Infatti, quando è tornato giù, mi pare il Gallotti, al secondo, al terzo campo c'era una tenda ma non ci fermavamo mai lì, al secondo campo che c'era il dottore che era lì con me, ha detto: guarda, forse è bene che tu vada su al quarto campo. Questo qui è andato su subito al quarto campo per vederlo morire. L'agonia di Mario Piuchot dura 3 giorni. La diagnosi del dottor Guido Pagani, medico della spedizione, è di polmonite fulminante.
muore all'una di notte del 21 giugno 1954 per edema polmonare, un disturbo ad alta quota che oggi, nella maggior parte dei casi, è curabile. È stato molto duro, quella tenda la vedo ancora, non attraverso il film, la vedo ancora come era illuminata con le candele. E si canti valdostani, i due, Ubaldo e Viotte, ne hanno sofferto forse più di tutti, perché poveretto Mario. Il corpo di Mario Piuscio viene recuperato solo il 26 luglio. C'è sempre brutto tempo in quota e solo quel giorno la salma può essere trasportata al campo base, dove venne tumulata vicino alla tomba dell'alpinista americano Arthur Gilkey. Al campo base alza bandiera. Abbiamo depositato nella sua tenda al campo base con le candele accese. Il mattino dopo era una giornata splendida e l'abbiamo portato nella tomba. Pianti, lacrime, canti. Siamo tornati nella tenda, nel campo base, un'ora di marcia. E Desio, col suo modo di fare, allora figlioli, eravamo figlioli per lui. Avete visto il tempo? Sì, l'ho visto, era molto bello. Allora sarebbe il caso di partire subito. E qualcuno di noi si è alzato e ha detto: no, professore, per noi è una giornata di lutto. Ah, ma non faccio nomi, qualcuno di voi è d'accordo a partire? In quel momento una di queste scatole della Roma ha attraversato tutto il tavolo, lanciata da uno verso un altro, insomma, finita lì. Il giorno dopo siamo partiti e per un mese non siamo più uccisi dal campo base, fin dopo la vittoria. Mario Piuscio non avrà la sua tomba nel piccolo cimitero di Courmayeur. La notizia della sua morte, giunta all'improvviso, chiude per sempre la porta alla speranza di chi lo attendeva. I suoi ricordi scritti da lui, dal K2, i diari che ha fatto lui. Mario Piuscio ha lasciato alcune note del suo viaggio nel Pakistan al K2, raccolte in due taccuini. Il primo inizia dal 19 aprile del 1954 e scrive: partenza per il K2. Partenza da Courmayeur, ore 21, giunti a Milano ore 2.30 del giorno 19 aprile. Questo taccuino si ferma al 25 maggio, mentre un altro taccuino tascabile arriva alle ultime note, sono del 14 giugno del 54. Domenica 13, Sant'Antonio da Padova, campo base con tempo molto incerto. Io e compagnoni si parte di nuovo per il campo secondo per il traino dei materiali e per lustrazione del quarto per sistemazione del camino Bill, ma il tempo si mantiene sempre sul brutto. E poi lunedì 14 Sant'Eliseo. Campo secondo.
Rei, Compagnoni e Ununza partono per il quarto campo. Io, Bonatti e Ununza addetti al traino. Il tempo sembrava che si mettesse al meglio, ma verso mezzogiorno infuria vento e bufera. Nel giro di una settimana gli italiani sono in vetta. Seguendo lo sperone Abruzzi, gli alpinisti salgono in fretta sino al campo 7, allestito a quota 7.750 metri. Ubaldo Rei è stato designato come l'uomo che raggiungerà la vetta insieme ad Achille e Compagnoni. Ma la guida di Courmayeur patisce la quota, sopraggiunge il mal di montagna e Rei abbandona e ridiscende al campo 7. È il 28 luglio. Passano tre giorni e il 31 luglio alle 18 Achille Compagnoni e Lino Lacedelli raggiungono la seconda montagna della Terra, il K2. Sulla cima sono in tre, Compagnoni, Lacedelli e Mario Piuscio. Un vero personaggio di Courmayeur, molto mite, tranquillo, legato alla montagna, alle sue cose. E quindi questa opportunità che ha avuto di andare al K2 per lui è stata veramente, diciamo, un grosso exploit. Comunque è una bella persona, tutti mi parlano di questo Mario Piuscio come di una bella persona. Essere guida era una prerogativa delle grandi famiglie valdostane, quasi tutti avevano questo tracciato, questa traccia già fatta, no? Diventare guida, allora pure maestro di sci. E Mario sicuramente ha scelto questo cammino. Sicuramente non aveva mai fatto niente di eclatante in alta montagna, perché era una persona appunto che non era sempre in montagna. Era comunque una buona guida, tutti ne parlavano bene. Quelli che hanno avuto la possibilità e la fortuna di frequentarlo hanno detto che in montagna comunque era una persona che sapeva andarci, molto diligente, molto scrupoloso, attento. È chiaro che lui non faceva questo come suo lavoro principale. Quindi ha lavorato anche per tanti anni alle Guide du Midi. La Valle d'Aosta ebbe il privilegio di avere tre alpinisti nella spedizione italiana al K2, Mario Piuscio, Ubaldo Rei e Sergio Viotto. La fortuna c'è stata giustamente, perché anche la scelta dei personaggi è stata una scelta appunto, ogni uomo aveva il suo ruolo e doveva far solo quello. Giustamente Mario aveva questo ruolo, Ubaldo ne aveva un altro. Comunque erano persone sicuramente di grande capacità. Non ho mai sentito Baldo parlare di questo. Parlava volentieri del K2, perché avevamo dei pezzi del K2 al Museo delle Guide, avevamo dei pezzi del K2 e ogni tanto Ubaldo parlava di questo K2, però sullo specifico non ho mai sentito Ubaldo soffermarsi e parlare di Mario. Forse era una cosa molto privata, io credo che è una cosa che è rimasta a loro. E funziona così anche adesso, perché anche adesso nel mondo dell'Himalaya, dell'alpinismo, quando accade qualcosa laggiù tutti quanti cercano di tenerlo per sé, ci sono dei ricordi indelebili che sono nostri, quindi nessuno va a confidarsi o parla con gli altri, sono delle cose che non si dicono ancora adesso. Lo stadio Mario Piuscio è il centro dello sport valdostano. Questo campo da calcio è stata l'onorificenza che la Valle d'Aosta ha voluto tributare al suo alpinista. I comuni di Courmayeur e di Rapallo hanno voluto intitolare una via a Mario Piuscio. Sull'Etna esiste un rifugio intitolato all'alpinista di Courmayeur. Mancato a 6.000 metri, ma il dottore diceva portiamolo giù al campo base e non è stato possibile, è morto prima, ma forse non bastavano neanche i 5.000 metri per riprendersi. È stato un grosso colpo per noi, perché si sono resi conto che era facile morire anche senza cadere o in un crepaccio o
una valanga o una scarica di pietre.